merda. Fuori! Ehi, Ranch. Ciao! Ehi, dimmi che hai tenuto gli scontrini. Ehi, zio, guarda questa cazzata. Ci dica dell'AUM 2.0. I sistemi AUM sono infallibili. La privacy è al sicuro. Sono parole grosse. Non teme che i gruppi di hacker la prendano come una sfida? Chiamali col loro nome. Il DedSec. Se vogliono provarci... noi siamo qui. AUM 2.0 è un software che morde. Oh, ma che ce l'ha con noi? Già. Sta proprio cagando fuori dal vaso, è guerra. Per questo sto provando a craccare il 2.0. C'è solo un piccolissimo problema. Quale? Ecco, tieni questo e stai indietro, bene? Il chip... è un po'... duro da estrarre. È inutile provare a montare il nuovo sistema operativo sull'hardware vecchio. Perché? Perché hanno cambiato le porte? Secondo la guida capitalista dell'obsolescenza forzata! Per fortuna, un uccellino mi ha detto che il 2.0 avrà di serie un fantastico... exploit. Ma non mi dire, che peccato. Proprio così. Per questo tu dirotterai qui una ricca partita di 2.0 per le prenotazioni prima che qualche hacker da 4 soldi dica all'AUM come... rovinarci la festa? Hai uno strano rapporto con la tecnologia, lo sai, sì? Sta scherzando. Marcus, la nostra rete di follower continua a espandersi. È solo merito tuo. Hai dato il via a tutto. Il DedSec era un gruppo di idealisti prima che tu lo trasformassi in un movimento. La gente sfoggia i tuoi disegni, ripete i tuoi slogan. Hai davvero creato un movimento. Grazie, Marcus. Ma ricorda che c'è uno scopo dietro. Non sono qui per il mio ego. Io voglio che la gente si svegli, cazzo. Hanno dormito per un bel pezzo, ma ora è finita. Ok, sono al centro distribuzione della AUM. Scatole. L'AUM conserva le schedule combinando destinazione e numero di targa come un semianalfabeta, ammesso che i software leggano. Buono a sapersi. Vediamo cosa trovo. Dove sei? Fatto! Ho qui la lista. Ok, bene, ora dovrai soltanto andare al centro di distribuzione e abbinare il numero di targa di uno dei loro camion a quello che è diretto in città. Ehi, è così analogico. Te l'ho detto, luttisti. Ho trovato il camion. Ottimo! Cosa stai aspettando? Cogli l'attimo, amico mio!
vicino. Ehi, hey, un intruso! Base a pattuglia, fate attenzione. Possibili bersagli dalle vostre parti. Ho il carico e sono in viaggio. Preparo il comitato di accoglienza. Merda. 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 Un momento. Ehi, dimmi che c'è qualcosa di buono. No, merda. Merda. Oh, oh, oh. Beh, qualcosa l'hai preso? Ma sarà davvero buono? Oppure cattivo? Chi lo sa? Stiamo parlando dell'Aum. Facciamo così, io sistemo questo stronzetto mentre tu vai a procurarci della caffeina. Cioè, vuoi che vi porti due caffè? No. Lui è un robot. La caffeina è per me e per te. Ok. Per lui decaffeinato. Ok. Dove sei, bello? Ci serve una mano all'hackerspazio. Gli agenti Aum non sono 2.0 per caso. Grazie, signore. Prego, signore. Ho fatto del mio meglio, sai? Ok, e sei stato bravo. Non ci dico fai. Che mi stai incolpando di qualcosa. Dico che... Ma non capisco niente, se non ho chiesto di riprogrammarlo basta, da capo. Ora basta. Ma che... Sì. Ho qui qualcosa. Oh! Wow! Ben fatto. Ehi, basta, Bull! È cocaina liquida! Secondo te a Josh fa bene? No, non se ne parla. Ci siamo! Sì! Wow! Allora voglio dire una cosa.
qualcosa a tutti i presenti, a noi stronzi del DedSec. Che come hackeriamo, programmiamo e rubiamo noi, non lo fa nessuno. E questa magari diciamola alla polizia, ma brindo al DedSec. Bene, amico. Ora dobbiamo trovare una smart home ed entrare nel server. Che aspetto ha l'unità esempio all'Aed Complex? Vediamo. Sicurezza scarsa. Mi sembra il posto giusto per testare. Dovrebbe. Grazie per l'ottimismo. A San Francisco, un gruppo di hacker ha svelato i segreti della setta New Dawn. Il DedSec ha diffuso video girati nel tempio di New Dawn che dimostrano come i loro antichi manufatti non sono delle antiche tavole, come afferma l'organizzazione, ma dei falsi. Membri del gruppo di hacker sono riusciti a infiltrarsi nella zona sorvegliata e a filmare i sistemi di controllo segreti dell'organizzazione sui suoi membri, fra cui la star del cinema Jimmy Siska. New Dawn rifiuta di rilasciare interviste. Marcos, i follower continuano ad aumentare. Questa è la reazione al potere della Bloom. Non posso credere che la gente abbia permesso tutto questo. La fantascienza che leggevamo da bambini, il Grande Fratello, il controllo, il precrimine, è già realtà, no? Grazie alla Bloom e al CTOS. Quegli autori l'hanno previsto decenni fa, ma li hanno ignorati. Sono tutti troppo occupati a fare soldi e a comprare oggetti di marca per capire che si tratta di un cavallo di Troia delle multinazionali. E non ci aiuta il fatto che il CTOS fa davvero ciò che annunciava di fare, no? Ci opponiamo a un sistema che in superficie aiuta la gente, ma la sfrutta di nascosto. È molto facile dipingerci come i cattivi. Ho una domanda per te. Quanto accesso ha il DedSec al CTOS? In altre città, quando c'era ancora il CTOS 1.0, direi parecchio. Ma siamo stati degli stupidi. Era il momento di fare qualcosa di grande. E il 2.0... siamo il primo gruppo a ribellarci, perciò siamo ancora agli inizi. E stavolta ci stavano aspettando. La parola DedSec scritta su un mucchio di lavagna alla Bloom mi fa venire il volta stomaco. Se non molliamo, magari presto la scriveranno in russo. Ehi ragazzi, il debutto è riuscito. Sono dentro. Ottimo lavoro, Marcus. Dai un'occhiata dentro la casa. L'AUM conserva tutti i dati degli utenti in locale come misura di sicurezza. Se riesci ad accedere ai video delle persone che visitano la casa, questo riuscirà a far scattare l'allarme. Ricevuto. Mentre ammirate le sue funzioni, ricordate di interagire con lo spazio interno. Toccate, sfiorate, aprite e usate ogni oggetto che vi attira. È la vostra esperienza, il vostro viaggio. E quando verrà il momento di fare una scelta, ricordate. Se non è una AUM.
Grazie per aver usato il servizio ecologico di smaltimento acque dell'AUM. Gratis un campione di colorante per ambiente. Ehi ragazzi, il server era un trucco. Cosa vuoi dire? Ci sei entrato? È solo uno snodo, i dati vengono conservati altrove. No, questo hardware non funziona così. Se hanno installato qualcos'altro dovrei... Josh? Ci sei ancora? Ora sta leggendo 1000 comunicazioni interne al minuto. Ti daremo informazioni sul come, tu scopri il perché. Ok.